Presentato a Cassano Magnago presso la Fondazione FGS, un libro che spiega il complesso mondo della tecnologia blockchain e degli NFT, non fungible token, applicati al mondo dell'arte. Ecco il servizio di Andrea Pisani. Grande partecipazione alla presentazione di questa sera a Cassano Magnago del nostro ultimo libro, Blockchain, criptovalute, non fungible tokens, le nuove sfide del mercato dell'arte. Una partecipazione sentita, diverse domande dal pubblico, interventi istituzionali da parte di amministratori locali e anche i saluti dell'onorevole Angelo Ciocca. Sono molto molto soddisfatto. Ringrazio sentitamente tutta l'organizzazione per quello che ci ha dato la disponibilità di realizzare e per un appuntamento che speriamo di poter replicare in altre sedi e in altri contesti per far conoscere il nuovo mercato dell'arte e ciò che esso può rappresentare sia per gli investitori sia per gli artisti. Grazie mille a tutti. Volevo ringraziare gli autori Alex Grassi e Gemelli Feggi per aver presentato il loro libro sul mercato dell'arte e le tecnologie digitali applicate ad esso. Ringrazio la Fondazione FGS per averci ospitato, tutte le persone che sono intervenute e davvero gli autori che sono dei giovani intraprendenti che hanno trasmesso veramente dei concetti molto difficili in un linguaggio semplice. Questo è stato molto apprezzato dal pubblico che ha fatto molte domande e dalla partecipazione, come potete vedere dalle immagini, con una sala piena. Anche questa volta il comune di Cassano Magnago si è imposto, diciamo, all'interno della provincia per una bella iniziativa culturale, uno dei nostri vanti come amministrazione e valore aggiunto in più quest'oggi tenuto da dei giovani. Quindi abbiamo fatto il parallelo tra quello che ci hanno lasciato i nostri genitori, le loro culture, i loro insegnamenti e quello che dei giovani hanno trasmesso oggi a quelli della mia età e alle generazioni che sono venute prima di noi. Un ringraziamento anche all'artista Davide Frigerio, che come potete vedere qua dietro ci sono le sue opere, perché oggi è stato anche un momento per un confronto tra l'arte tradizionale, che non verrà mai meno, perché il cervello umano non verrà mai superato dalle macchine, per fantasia e per capacità. Davvero grazie a tutti. Tenete sott'occhio la pagina Facebook della Fondazione FGS, perché durante l'anno ci saranno altre mostre, sempre molto interessanti. Grazie a tutti.